Buonasera e benvenuti a Super Quark. Vi piacerebbe fare un viaggio lungo il Danubio? Beh, a me è una delle cose che sarebbe sempre piaciuto fare, ma non ho mai avuto l'occasione. Invece Michelangelo Pepe ci è andato con la nostra troupe e l'ha percorso tutto, dalle sorgenti fino al delta sul Mar Nero. Il Danubio, si sa, è uno di quei fiumi che hanno accompagnato la storia dell'Europa e lungo le sue rive è sorto di tutto, castelli, monasteri, fortezze, fabbriche di birra, accampamenti romani, siti di battaglie, eccetera. Ripercorrerlo oggi significa viaggiare nel tempo passando da un secolo all'altro e scoprendo anche molte curiosità, come il fatto che il Danubio nasce ufficialmente da una fontana e che non attraversa il centro di Vienna. Il bel Danubio blu in realtà non lo si vede neanche dalla città. Beh, abbiamo pensato, per cominciare la serata, di offrirvi questo piccolo viaggio rilassante attraverso antiche culture, tra paesaggi spesso di grande bellezza, con l'occhio curioso delle telecamere che esplorano le sue rive. Vediamo. Nasce in una vasca, nel giardino di una villa, in un piccolo borgo nella Germania della Selva Nera. All'inizio sono solo bollicine che affiorano da chissà dove. Tra 2840 chilometri finirà la sua corsa in Romania, nel Mar Nero, tutto un altro mondo. Per le carte geografiche ufficiali, invece, l'inizio di quella sottile linea blu è a 80 chilometri dalla vasca, alla confluenza di due canali che si chiamano Breg e Brigach. Un luogo anonimo, nell'abbandono e nell'indifferenza. Eppure, qui inizia il fiume più importante dell'Europa, che la attraversa come un'arteria, protagonista e spettatore di tante storie, alcune memorabili, altre dimenticate. Si fa largo tra vallate e gole, e all'inizio è un torrentello, a volte un canale. Un fiume collega e divide. Ecco l'antico modo di fare ponti nel Baden-Württemberg. Un tempo ce n'erano a centinaia, oggi appena una decina, ma ridotti. Questo di Beuron è un piccolo monumento che ormai andrebbe tutelato. Albert Einstein è nato sul Danubio tedesco, a Ulm. La Seconda Guerra Mondiale spazzò tutto, anche casa sua. Ora ci hanno messo una targa con un'effigie. A Ulm c'è la cattedrale con la guglia più alta del mondo, 161 metri. Dentro, su una vetrata, hanno scritto i nomi della grande scienza moderna con le loro formule. Un connubio tra sacro e profano, un'unione possibile sul fiume. L'abbazia di Weltenburg, fondata sul fiume nel 590. I monaci benedettini qui ancora fanno la più antica birra tedesca dal 1050. Spesso dalle loro cantine hanno dovuto svuotare l'acqua del fiume che aveva straripato. Le gole di Weltenburg sono le prime che il Danubio deve attraversare. 80 metri di larghezza e 15 di profondità, il primo esame per diventare un grande fiume. All'orizzonte la sala della liberazione, come un Pantheon, voluta da Ludwig I nel 1863 per celebrare i 50 anni della grande battaglia di Lipsia. Gli austriaci tennero alta la testa contro Napoleone e l'architetto Leo von Klenze scelse il Danubio per celebrare la grande rivincita. Cento chilometri più a est, Regensburg, per noi Ratisbona con il suo ponte. Costruito nel 1100 è il più antico tra quelli fatti in pietra e ancora regge. Qui, via fiume, con barche trainate controcorrente da buoi, arrivava da Salisburgo buona parte del sale dell'Europa. Poi ripartiva, oro bianco per le genti e le mense dei secoli passati. A 150 chilometri da Regensburg, la città di Passau segna il confine con l'Austria. La grande storia continua sul fiume. Ho pregato la Santa Vergine perché facesse un miracolo. E a quanto pare, le tue preghiere sono state ascoltate. Questi è il mio novizio, Adso Damelk. Suo padre ha affidato a me la sua educazione e la sua custodia.
La biblioteca dell'abbazia di Melk, in Austria, da dove viene Adso, colui che ormai vecchio nella fantasia di Umberto Eco scrisse il diario della sua avventura, Il nome della rosa. Da Melk inizia la Wachau, 36 chilometri di assoluta bellezza, una vallata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Tra castelli e vigneti, dove si producono vini molto pregiati, ogni anno transitano migliaia di passeggeri trasportati sui battelli da crociera. Qui passò anche Sissi in un famoso viaggio prima di sposarsi. Sono le merci che soffrono sul Danubio. Dopo la guerra dei Balcani degli anni 90, il fiume è sempre più sgombro di chiatte commerciali. Cosa sarebbe stato il Danubio se Strauss non avesse composto il suo valzer? E cosa sarebbe stata Vienna senza il suo Danubio blu? Strano, Vienna, che pure nacque sul fiume, col fiume non ha mai avuto un buon rapporto. La città vera lo ignora, ha sviluppato il suo centro lontano. Ogni volta che pensiamo a Vienna, pensiamo automaticamente anche al valzer, a Johann Strauss, alla musica tipicamente viennese legata al valzer. E il valzer più famoso e più amato in assoluto è Al bel Danubio blu, col quale tra l'altro viene inaugurata tradizionalmente ogni anno la stagione dell'Oper Ballet. Per i viennesi, il valzer di Strauss sul Danubio è diventato una specie di secondo inno nazionale. Nell'Ottocento furono creati i canali, acqua del Danubio portata in città per navigare e per consegnare merci. Ma il vero fiume, quello grande, resta lontano. Dal centro non se ne ha notizia. A Vienna, sul Danubio, capita di fare incontri strani che non ti aspetti. Mi chiamo Todor Petrov, sono nato a Russia, in Bulgaria. Ho 57 anni e da 32 lavoro sul fiume. Amo il Danubio da quando ero bambino, l'ho percorso in tutta la sua lunghezza. Questo è il mio ultimo viaggio prima della pensione. Il Danubio mi mancherà molto. Ci sono cresciuto, ci ho trascorso tutta la mia vita. Ora vengo da Ratisbona con un carico di alluminio. Non so quale sarà la mia ultima destinazione. Bulgaria, Austria, Germania. Lasciata l'Austria, il Danubio si affaccia appena in Slovacchia, bagna Bratislava e poi entra in Ungheria. E c'è un luogo sul Danubio che per gli ungheresi rappresenta la culla della patria. Anche qui si svolsero nel Medioevo sanguinosi combattimenti tra le tante tribù che popolavano la regione. Nel 1300 la fortezza di Visegrad fu eletta come dimora dall'italiano Carlo Roberto d'Angiò. È considerato uno dei re più importanti dell'Ungheria. Dovette combattere la resistenza dei principi locali che lo consideravano un usurpatore, ma lui seppe domarli e da quassù condusse la sua politica di grandi riforme. La fortezza di Visegrad domina la famosa ansa del Danubio. Qui il fiume piega decisamente verso sud. Budapest è a 100 chilometri. Budapest. Il Parlamento ci si specchia e lui, il Danubio, la attraversa esattamente a metà. I famosi ponti di Budapest sono 9, ricostruiti dopo la Seconda Guerra, simbolo e forza della città. Poco fuori Budapest, due marinai olandesi svelano una cosa suggestiva. Siamo partiti da Rotterdam con un carico di acciaio e alluminio. Imbocchiamo il Reno, poi il Meno e infine il Danubio. Bisogna passare per le chiuse. Fino a Budapest ci sono 66 chiuse. Dall'Oceano Atlantico fino a qui via fiume. Un bel viaggetto. La prima volta mi sembrava incredibile che si potesse fare. Ci mettiamo circa 10 giorni. Ma spesso arriviamo anche in Serbia, a Belgrado e oltre. Il sentimento del Danubio, sì, ce l'abbiamo tutti. Quel romanticismo di Budapest e di Vienna. Ma per noi, in fondo, è il nostro lavoro. Budapest è il primo capolinea del fiume. Qui, dopo 1100 chilometri, lascia la sua veste mitteleuropea di vecchio signore nobile e un po' decadente. D'ora in poi inizia un altro mondo, a est. Domani ci saranno genti e paesi in fermento, con una storia antica, ma ancora tutta da scrivere. Bene, viaggio sul Danubio riprenderà dunque la prossima settimana nella parte meno conosciuta e forse più suggestiva.
Tra poco, dopo il documentario naturalistico dedicato a feroci coccodrilli africani, vedremo una insolita cittadina negli Stati Uniti, diventata famosa per il suo straordinario ruolo statistico, Framingham, perché da oltre mezzo secolo i suoi abitanti vengono continuamente osservati, fornendo importanti elementi per la ricerca medica. Quale facoltà scegliere? Alla riapertura delle università è una domanda che molti ancora si pongono. Super Quark mostrerà un corso di studi molto promettente. I segreti dei giardini, il verde visto come un'architettura. E ce ne parlerà appunto un famoso architetto di giardini, Paolo Peirone. Infine, un'orchestra sinfonica fatta da bambini, non solo un modo per diffondere la musica, ma anche un grande esperimento sociale in Venezuela. I dinosauri, lo sappiamo, sono scomparsi tanto tempo fa, ma non del tutto, in un certo senso sono ancora tra noi attraverso i loro discendenti, i loro parenti, in particolare i coccodrilli. I coccodrilli hanno l'aria un po' di macchine per uccidere, un po' stupide. In realtà scopriremo stasera che non è così. Professor Mainardi, buonasera. Buonasera. Allora, vedremo questa sera, per così dire, la vita quotidiana dei coccodrilli, sì, piena di sorprese. Sì, infatti vedremo ben poche predazioni, mentre invece la loro socialità verrà analizzata e capiremo anche che effettivamente i coccodrilli, proprio in quanto discendenti dei dinosauri, sono dei rettili molto evoluti, avanzati, sono anche tra l'altro cugini degli uccelli, altrettanto discendenti dei dinosauri, e il loro comportamento sociale, il corteggiamento, le cure parentali ci faranno vedere che questi animali hanno raggiunto un certo tipo di raffinatezza che gli altri rettili ancora non hanno. Tra l'altro vediamo qui per esempio un atteggiamento, un particolare comportamento di corteggiamento. Sì, questo... È così che fanno la corte alle coccodrille. Questo qui è un maschio che sta emettendo dei suoni e nell'emettere i suoni c'ha una vibrazione di, praticamente della parte anteriore del corpo, fa queste bollicine, così la femmina non è solo stimolata acusticamente ma anche visivamente. Ecco, qui vediamo invece come tiene delicatamente in bocca delle i piccoli. Delle raffinate cure parentali che la femmina di coccodrillo sa fare, e sono pochi i rettili che hanno delle cure parentali di questo tipo. E poi questi animali subito debbono procurarsi il cibo, perché sono dei predatori, ma devono darsi subito da fare e a catturare le prime rane, come in questo momento. Bene, allora partiamo per questa esplorazione del mondo dei coccodrilli con questo documentario dei feroci, ma non troppo. Questo fossile vivente è apparso sul pianeta più di 200 milioni di anni fa. Divideva il cibo e il territorio con i dinosauri, ma quando dei cataclismi globali hanno causato l'estinzione dei dinosauri, il coccodrillo ha resistito. Questo rettile gigante è un sopravvissuto. Oggi il coccodrillo del Nilo è il sovrano indiscusso dei corsi d'acqua africani. Spostandosi attraverso i laghi e i fiumi, si è diffuso in tutto il continente. I coccodrilli raggiungono i 6 metri di lunghezza e possono pesare quasi una tonnellata. Come sottomarini invisibili, sono in grado di restare sommersi e nascosti per diverse ore di fila in attesa di attaccare. Il coccodrillo è uno dei predatori più leggendari di tutta l'Africa. In un importante tratto del fiume Mara, in Kenya, c'è un coccodrillo dominante. È il maschio più grande e feroce di Kiboko, un crocevia usato come guado da migliaia di zebre, di gnu e di altri erbivori durante la migrazione in massa verso le praterie meridionali alla fine di giugno. Il signore di Kiboko sa esattamente dove nascondersi. Aspetta pazientemente, in agguato. Nella stagione secca il fiume si trova lungo il percorso delle mandrie migranti, che perciò devono guadarlo per andare in cerca di cibo. Le zebre sono caute, ma non possono aspettare per sempre. Finalmente una zebra coraggiosa si avventura nell'acqua, ma il suo ardire le costerà caro. Il coccodrillo si avvicina lentamente alla preda. Prende tempo, aspettando il momento giusto per colpire.
Questi piccoli mammiferi inermi sono una preda facile per i coccodrilli. Non è facile accoppiarsi sott'acqua. E prima dell'unione, che dura anche 10 minuti, sembra che si svolga un appassionato incontro di lotta libera. La natura è molto interessante, del resto esiste anche tra molti uccelli. C'è una specie di tam-tam per sincronizzare le nascite. Sì, questa è stata una fantastica scoperta che è stata fatta qualche decennio fa per i galliformi, i pulcini. Il colino della Virginia è stato il primo. Dentro nell'uovo questi si mettono a pigolare e in questo modo si sincronizzano, c'è una sorta di passaparola e così nascono tutti insieme. E qual è il vantaggio di nascere? Il vantaggio è che sono prole precoce e di conseguenza possono tutti insieme seguire la loro mamma. Se nascessero uno prima e l'altro dopo sarebbe una gran complicazione. Si era fatto anche un esperimento: se si mettono le uova in incubatrici differenti non nascono tutti insieme, è proprio questo passaparola che li fa nascere. E ora scopriamo che anche i coccodrilli fanno la stessa cosa, il che vorrebbe innanzitutto dire che prima l'hanno fatto i coccodrilli e poi gli uccelli, certo, perché questi sono più antichi. E poi ci fa vedere che sono tutti parenti, in fin dei conti, e fanno la stessa cosa. Quindi gli etologi non finiscono mai di scoprire cose, anche sui coccodrilli, e noi di imparare. Vediamo il seguito del documentario. La capacità. Qui c'è una sottile differenza, ma importante, tra la dominanza e la gerarchia. Sì, direi che nel caso dei coccodrilli, come di tutti i rettili, l'individuo più forte diventa predominante sull'altro, per cui si vede molto bene che mangia per primo, che ha dei privilegi. Però non è niente di stabile. Quando si scopre una gerarchia, per esempio negli uccelli che sono i loro parenti, ogni individuo memorizza le caratteristiche individuali degli altri e il suo stato sociale, e la gerarchia è un fenomeno che dura nel tempo e anche un fenomeno pacificante, perché ciascuno, sapendo qual è il suo posto, non litigano più. Mentre questo i coccodrilli non lo sanno ancora fare, per cui c'è chi comanda e chi ubbidisce, potremmo dire, ma poi se lo dimentica e tutte le volte devono ricominciare da capo. Quindi gli animali che conoscono la gerarchia hanno, per così dire, un berretto coi gradi, sì, viene riconosciuto ogni volta. Qui invece è sempre la lotta libera quando si tratta di mangiare per primi. O sono gradi che scompaiono molto rapidamente. Vediamo l'ultima parte del documentario. I giovani collezionano solo insuccessi. In questo numero, uno studio che ha cambiato il cuore dell'America e del resto del mondo, scoprendo quali pericoli corre il nostro sistema cardiocircolatorio. Sulla stoffa di un antico arazzo, il film di un'intera battaglia. Piccoli alchimisti crescono. Come e dove si impara a creare i materiali di domani? Cosa si nasconde dietro le meraviglie di un giardino? Fatica, amore e un pizzico di scienza. Lo svela l'architetto Paolo Peirone. La musica come alternativa ai pericoli della strada. In Venezuela, l'emozionante progetto delle orchestre sinfoniche infantili e giovanili. Sulle tracce degli alimenti per sapere da dove vengono e come sono stati prodotti. C'è un termine nella letteratura scientifica che ricorre spesso nelle ricerche sulle malattie. Il termine è studio longitudinale. Significa, come si può intuire, che si tratta di uno studio che segue degli individui per un tempo abbastanza lungo per capire come evolve la loro salute o la loro malattia. Sono degli studi complessi, perché richiedono parecchio tempo, non solo, ma anche la collaborazione continua dei pazienti coinvolti. Ma i risultati, se la ricerca è fatta bene, sono estremamente interessanti e sono tanto più validi quanto più naturalmente ci sono persone coinvolte nello studio, perché diventano, come si dice, statisticamente significativi.
Il più celebre di questi studi longitudinali è cominciato addirittura nel 1948 e ancora continua. Riguarda un'intera piccola cittadina americana, Framingham, e ha coinvolto oltre 5.000 persone. Ed è grazie a questa ricerca che è stato possibile scoprire molte cose importanti che riguardano la nostra salute, che prima erano sfuggite all'osservazione. Sentiamo Lorenzo Pinna. Come si è riusciti a scoprire che alti livelli di colesterolo nel sangue sono pericolosi? O che la pressione troppo alta non fa bene al sistema cardiocircolatorio? O ancora che fumare e una vita sedentaria sono, come si dice, fattori di rischio? Vi raccontiamo la storia di queste scoperte. Framingham, Massachusetts. Una piccola cittadina di poche migliaia di abitanti. È qui che si è svolto e si sta ancora svolgendo uno degli studi più importanti sulle malattie cardiovascolari. Uno studio in corso da più di 56 anni. Framingham ha cambiato il cuore dell'America e del resto del mondo, dice uno slogan, e in buona parte è vero. Stati Uniti, fine degli anni 30. In una delle prime società a raggiungere il benessere di massa, ci si accorge che con l'allungarsi e il migliorare della vita diventano più frequenti nuove malattie. Se in società povere e arretrate prevalgono le malattie infettive, in quelle più ricche e agiate i veri killer sono le patologie cardiovascolari. Quasi il simbolo del raggiunto benessere. Per capire quali fossero le cause biologiche o ambientali del dilagare di infarti e ictus, le autorità sanitarie americane progettarono uno studio su larga scala. Nella cittadina di Framingham vennero arruolate 5.209 persone fra uomini e donne. Era il 1948. Queste persone, di età compresa fra i 30 e i 60 anni, sarebbero state seguite per tutta la vita, registrandone tipo di lavoro e di alimentazione, abitudini come il fumo o l'attività sportiva, e sottoponendoli ogni due anni a un check-up completo. Fra di loro anche questa coppia di immigrati italiani, i signori Tedoldi, originari della provincia di Piacenza, arrivati negli Stati Uniti alla fine degli anni 20. Siamo stati a trovare alcuni dei discendenti di questa coppia, ormai scomparsa. Uno dei figli, il signor Tedoldi, è stato anche lui arruolato nel progetto Framingham nel 1971, insieme ad altri 5.123 bambini dei primi partecipanti. Qui, insieme al signor Tedoldi e alla moglie, vediamo anche i suoi quattro figli, anche loro inseriti ormai come terza generazione nel grande studio epidemiologico. In totale 15.000 persone seguite nel corso di 56 anni. I risultati sono conservati in questo istituto, dove si trovano gli archivi con le cartelle cliniche. A matematici, esperti di statistica, demografi, il compito di analizzare questa mole enorme di dati. Questo signore è uno dei partecipanti della terza generazione mentre si avvia verso il check-up. Dopo una prima intervista dove vengono raccolti i dati sulla storia personale e familiare, si passa alle analisi cliniche e alle visite vere e proprie. Può sembrarci incredibile, ma prima di Framingham non era chiaro che alti livelli di colesterolo nel sangue aumentassero il rischio di malattie cardiovascolari. Oggi il controllo del colesterolo è una banale analisi di routine. E anche l'esistenza di un colesterolo cattivo per le coronarie, quello leggero LDL, e uno protettivo, quello pesante HDL, sono stati scoperti grazie ai test effettuati in decine d'anni e su migliaia di partecipanti. Anche i danni della pressione alta sono stati rivelati da questo studio. Prima che i cittadini di Framingham si sottoponessero pazientemente ai test, si pensava che con l'età l'aumento della pressione fosse un fatto naturale e tollerato. Niente affatto. La pressione alta fa male ai giovani come agli anziani. E infatti l'ipertensione è ormai considerata un fattore di rischio nelle malattie cardiovascolari. Indovinate come si è riusciti a capire che certe abitudini o stili di vita non fanno molto bene alla salute e specialmente al cuore? Diete ricche di grassi, la sedentarietà, un fisico sovrappeso o addirittura obeso sono stati identificati nello studio di Framingham come fattori che aggravano i pericoli per cuore e sistema circolatorio. Persino i rischi del fumo, prima di Framingham, non erano certi. Oggi, dopo aver seguito il destino di migliaia di fumatori e non fumatori di questa cittadina americana,
I ricercatori sanno che i fumatori hanno maggiori possibilità di avere un infarto. Non solo, si è riusciti a calcolare che smettere di fumare dimezza questi rischi rispetto a chi persevera nella cattiva abitudine. Buone notizie invece per gli sportivi di Framingham e per tutti noi. L'esercizio fisico, anche non particolarmente intenso, riduce i rischi di infarti e ictus. E oggi, quali sono i nuovi obiettivi nella ricerca? Per la generazione dei nipoti, cioè la terza, abbiamo un programma ambizioso, quello di studiare la familiarità e la genetica delle malattie cardiovascolari e dei fattori di rischio, la genetica della pressione alta, del colesterolo, dell'obesità e di altre patologie legate al sistema cardiovascolare. Insomma, è tenendo sotto controllo per più di mezzo secolo la salute e le malattie, la vita e anche la morte di molti abitanti di Framingham, Massachusetts, che oggi sappiamo come regolarci per ridurre certi rischi. Uno dei più importanti insegnamenti di questa esperienza è proprio questo. Le malattie cardiovascolari non sono un destino inesorabile al quale non si può sfuggire. Ognuno di noi può fare molto per ridurre i rischi, sia controllando colesterolo e pressione, sia stando attenti alla dieta e al peso, sia smettendo di fumare e facendo un minimo di attività fisica. Recentemente si è celebrato l'anniversario dello sbarco in Normandia, ma curiosamente nessuno si è accorto che proprio nel punto dello sbarco esiste una cittadina, Bayeux, che conserva una precisa testimonianza di uno sbarco in Normandia alla rovescia, cioè dell'impresa di navi normanne che hanno attraversato la Manica quasi esattamente 1000 anni fa, sbarcando in Inghilterra e conquistandola. Dopo una famosa battaglia, Guglielmo il Conquistatore divenne così re d'Inghilterra. A Bayeux è conservato un eccezionale documento di quell'impresa, un arazzo che racconta tutta la storia. E la cosa incredibile è che questo arazzo è lungo ben 70 metri. Per gli studiosi è una fonte preziosissima di informazioni, perché questa specie di nastro fotografico dell'epoca non solo racconta la spedizione, ma ci mostra tanti piccoli dettagli e episodi che consentono di capire meglio chi erano e come agivano i normanni vissuti 1000 anni fa. Vediamo. Ci troviamo in Normandia, sulla famosissima spiaggia di Omaha, una delle 5 sulle quali sbarcarono nel 1944 gli alleati. E in particolare questa fu la spiaggia più insanguinata. Pensate che nell'arco di una mezza mattinata, solo per conquistare questo breve tratto di spiaggia, morirono in 3000. Ma la storia che vorremmo raccontarvi ora è quella di un altro sbarco, avvenuto non dall'Inghilterra verso la Normandia, ma in senso opposto, dalla Normandia verso l'Inghilterra, e soprattutto uno sbarco avvenuto quasi 1000 anni fa in pieno Medioevo. Dello sbarco in Normandia sono rimaste molte immagini e tante foto scattate quel giorno che rievocano tutta la drammaticità di quei momenti. In un certo senso qualcosa di simile è accaduto anche nel Medioevo. È come se gli archeologi avessero ritrovato l'equivalente di un rullino da srotolare, con tutte le foto messe in fila, in sequenza, una dietro l'altra, che ci raccontano quello sbarco e anche tutte le battaglie. Ovviamente nel Medioevo la fotografia non esisteva, ma c'era qualcos'altro. Il racconto di questo D-Day alla rovescia oggi si trova dentro questo museo nella cittadina di Bayeux. Il reperto che vedrete ora è davvero unico al mondo. È una lunga striscia di lino pazientemente ricamata con dei fili di lana colorati,
Pensate che questo tipo d'arazzo è alto appena mezzo metro, ma è lungo quasi 70 metri ed è stato realizzato sul finire dell'anno 1000 per ordine del vescovo di questa città, di Bayeux, e doveva essere esposto lungo le pareti della cattedrale. Ecco perché è così lungo. Questo arazzo, con una specie di lungo fumetto, ripercorre la cronaca di un evento entrato nei libri di storia, e cioè quando i Normanni invasero l'Inghilterra. Ecco la storia. Tutto comincia nel 1064. Con la barba, ecco Edoardo, il re d'Inghilterra. Si trova nel palazzo di Westminster e di fronte a lui c'è quello che oggi potremmo chiamare il cattivo. È Aronzo. Il re gli ordina di attraversare la Manica per incontrare l'altro grande protagonista di questa storia, il futuro Guglielmo il Conquistatore. Allora era ancora il duca di Normandia. Dovrà comunicargli che sarà proprio lui il futuro re d'Inghilterra. In effetti, re Edoardo è senza discendenti e sente la fine avvicinarsi sempre più. Aroldo parte, preceduto da una muta di cani, con un falcone in mano, segno di nobiltà. In effetti, è il duca di Wessex. Allora tra gli anglosassoni andavano di moda i capelli lunghi dietro la nuca, senza basette e con dei baffi lunghissimi. Questo arazzo è una miniera di informazioni su quell'epoca, come per esempio i vestiti. Ricordavano la moda dei romani di fine impero con tuniche e cappe, ma in più anche pesanti calzamaglie. Ed eccolo entrare in acqua, che l'artista ci fa capire essere sempre più profonda, tirandosi sulle vesti per non bagnarsi. Si parte. Le barche sono identiche a quelle dei vichinghi, con gli scudi di lato, le vele rettangolari e un uomo in cima all'albero di vedetta. Il vento è buono e l'ancora viene buttata vicino alla costa francese. Ma il vento, le correnti, hanno portato nel luogo sbagliato e non appena a terra, Aroldo viene fatto prigioniero. Il suo carceriere è un conte e vuole un riscatto. Guardateli.